l'ha fatta precisa, pulita. Diciamo che la convalescenza è ancora lunga, nel senso quei 70 minuti di calcio espresso devono essere di calcio, di ritmo, di buon gioco, di fraseggio, devono essere una costante per noi. Forse in questo momento la mancanza dei tre punti comincia veramente a pesare nella testa e nell'atteggiamento di questi ragazzi, perché ci siamo abbassati, non riconoscendo più quello che serviva per portare a casa la vittoria. Partiamo dai 60 minuti giocati ad altissimo livello, 60 minuti dove la squadra ha sempre trovato la soluzione per uscire dal basso, cercando, prendendosi anche i rischi, perché se vogliamo che i nostri ragazzi comincino l'azione dal basso proponendo del buon calcio, è normale che ci siano anche dei retropassaggi, del giro palla, per cercare poi di scovare la situazione giusta. Ecco, partiamo da quei 60 minuti, dall'atteggiamento della squadra in quei 60 minuti. Lavoriamo sul restante 30 che ci è presa la frenesia di voler per forza arrivare subito là davanti, di giocarci meno il pallone, di cercare qualche soluzione individuale di troppo. Mister, a centrocampo hai provato Boldrini, l'hai provato tutta la settimana, ti è piaciuto? Secondo te com'è andato? È andato bene, ha avuto forza nelle gambe, è andato benissimo, proponendo qualità oltre che quantità e sostanza. Normale che poi c'era qualcuno che mancava da un po' di tempo, che aveva bisogno, portando il calo nel finale di qualche giocatore, dipendeva anche da questo, ma sono tutte cose che noi dobbiamo accettare, che dobbiamo prendere come punti per migliorare. Chi invece ha un po' faticato, come si è potuto interpretare i momenti della partita, è stato Cesarini oggi, che è stato forse l'emblema della frenesia che tu dicevi prima. Ma se Alessandro, con le qualità che ha, riuscisse per 90 minuti a fare quello che sa fare, non sarebbe più da una sospetta. Quindi dobbiamo concedergli la possibilità di crescere e interpretare la partita, capire quando è il momento di dribblare, quando è il momento di appoggiarsi, quando è il momento di andare da solo. Dobbiamo citare gli alti e bassi di questo ragazzo, fanno parte dei processi di crescita di un giocatore che per la prima volta gioca in questa categoria, un giocatore che è molto giovane e che quindi deve capire come migliorare. Ma la vedete perfettamente la partita, perché mi state facendo delle domande proprio precise e giuste. Sono considerazioni certissime che state facendo. In questo caso, magari a un certo momento della partita non sarebbe stato opportuno passare a 4 e riportare un po', diciamo, in centrocampo, levando magari l'opportunità. Ha entrato caso? Sì, in caso magari giocava sempre un pochino più in fase avanti. Però se giochiamo a 4, a centrocampo ne abbiamo solo 2, perché gli altri sono due fasce. Se giochiamo a 3, a centrocampo ne abbiamo 3. Quindi riportarlo in che maniera? Magari con un tipo, aver fatto entrare prima Lollo in un contesto per lui. Si tratta di 5 minuti, non era più un problema di forze, di cose, era un problema proprio di qualità, perché abbiamo smesso di fratteggiare e di proporci al portatore di palla, ecco, abbiamo avuto tempo poi di chiuderci e di buttarla subito là davanti. Quindi pensa che è un modulo che riproporrà questo? È uno dei moduli che può fare molto bene questa squadra, oltre al 4-4-2, perché ha gli uomini con le caratteristiche giuste, come avete visto. Poi rispetto a domenica scorsa abbiamo messo dentro un Solander e ci ha fatto anche gol, quindi magari continuando su quella strada non avremmo trovato il gol di Nuncio. Mister, c'è stato un vertice con i tifosi in settimana, cosa si sente di dire oggi ai tifosi che hanno contestato? Mi sento, per una parte della partita sono stati
sono stati splendidi perché hanno incoraggiato la squadra, hanno attivato, poi sono delusi come lo siamo noi, tanto quanto lo siamo noi. E quindi da crederci. Ma d'altronde chi accetta di venire ad allenare o a lavorare o a giocare per lo Spezia sono tutte cose che deve mettere in preventivo, quindi queste attenzioni da parte della stampa, da parte della tifoseria, dobbiamo imparare a conviverci, dobbiamo imparare a gestirle, a portare dalla nostra parte. Non deve essere per noi giocatori o per noi tecnici, non deve assolutamente un alibi, deve diventare un alibi quello delle pressioni, quello delle aspettative che si sono create intorno a noi, deve essere anche un punto di forza. Ferrarese è scomparso dalla scena oppure fa parte sempre? Una cortesia, perché sennò diventa imbarazzante, no. Stare sempre a commentare gli assenti. Stiamo ancora a pensare al mondiale perché non ha portato Gastone Balotelli, cioè, hanno fatto un mondiale, ha fatto cagare, basta, uno si prende le sue responsabilità. Ora, se tutte le partite noi poi metto dentro, oggi ho messo dentro, ho portato Lolo, ho portato Capuano, e se non metto dentro loro poi mi chiederete di Musto, mi chiederete di Tocchè, parliamo dei presenti, secondo me è più no, perché ultimamente non l'abbiamo più visto, ecco, credevo che fosse un problema qua all'interno, se no. Come valuta la prestazione di Goldrini? Buona. È una facile. Cioè, la mia non era una domanda riferita È legittima però la mia risposta, cioè, no? All'aspetto tattico tecnico della partita, è riferita alla situazione. Se Ferrarese fa parte sempre del gruppo oppure no? Fortunatamente ora abbiamo questa partita di Coppa Italia dove giocatori che non sono stati impegnati in queste partite hanno maniera e modo di mettersi in mostra, di trovare la condizione, di farli vedere anche. Diventano in difficoltà, come si può dire. Preciso. Okay.